Roma Capitale vuole diventare città della sostenibilità ambientale e si impegna a raggiungere entro il 2020 l'obiettivo fissato dall'Unione Europea. Diminuire del 20% le emissioni di CO2 per contenere gli effetti dei cambiamenti climatici e promuovere un modello di sviluppo socio-economico nel pieno rispetto dell'ambiente. Coerentemente con gli obiettivi della politica energetica per l'Europa, l'amministrazione capitolina ha intrapreso un percorso normativo e pianificatorio. Iniziato nel 2009 con l'introduzione nel regolamento edilizio comunale delle norme per il risparmio energetico, è culminato nel Master Plan di sviluppo energetico ed economico di Jeremy Rifkin. Dal giugno del 2010, in collaborazione con il Centro di Ricerche della Sapienza, CITERA, è iniziata la redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile, che individua gli interventi necessari nel decennio 2011-2020 al raggiungimento degli obiettivi richiesti dalla Comunità Europea. In particolare, lo sforzo di Roma Capitale è quello di raggiungere una sostenibilità non solo ecologica, ma anche economica e sociale, proponendo un modello energetico per la città che valorizzi il capitale umano, permetta la redistribuzione del reddito, riqualifichi e rilanci l'impresa locale, contribuisca a rigenerare il territorio del comune ed il suo tessuto sociale, anche attraverso un'attività partecipativa con le parti sociali ed economiche romane. Il tema progettuale Piano d'azione per l'energia sostenibile si prefigge di dare attuazione al Master Plan di Rifkin attraverso un programma di azioni a breve e medio periodo, tra cui Smart Grid alla Sapienza, con isole energetiche interconnesse in una rete intelligente di energia termica, frigorifera ed elettrica, cogenerazione degli impianti natatori e sportivi di Tor di Quinto, intervento di generazione distribuita dell'energia nei piani di recupero urbanistici, rete di gestione e controllo dell'energia elettrica della città, infrastrutture per la ricarica della mobilità elettrica e stazioni di distribuzione a idrometano, illuminazione pubblica a emissioni zero con l'introduzione di fotovoltaico e di LED, riqualificazione energetica degli edifici scolastici e dell'edilizia residenziale pubblica, valorizzazione energetica dei residui arborei per il recupero energetico da biomassa, cogenerazione degli impianti negli ospedali, come previsto, per esempio, presso l'ospedale Sant'Andrea. Il progetto pilota Smart Grid nel nuovo piano d'assetto dell'EUR si inserisce nella più ampia strategia di sviluppo del quartiere strutturata su quattro assi. Valorizzazione del patrimonio immobiliare, riorganizzazione del sistema della mobilità, diffusione della fibra ottica, generazione distribuita dell'energia prodotta da fonti rinnovabili. Una delle azioni finalizzate al passaggio dall'attuale modello gerarchico di distribuzione e gestione dell'energia elettrica a un sistema a rete intelligente indirizzato all'indipendenza energetica e alla lotta al riscaldamento globale è la Smart Grid dell'EUR. Il progetto prevede la realizzazione di un anello di teleriscaldamento a servizio delle grandi utenze presenti nel quartiere EUR. Sarà installato nei cunicoli di Viale Europa, Via dell'Arte, Viale della Pittura, Viale dell'Industria, Piazzale dell'Industria, Piazzale dell'Agricoltura, Largo Testa, Viale Beethoven e da esso si diramerà la rete di distribuzione del fluido termovettore ai vari edifici. La Smart Grid dell'EUR richiederà un investimento pari a circa 24 milioni di euro, 3 anni di lavori e 3 fasi di intervento. Nella prima si costruirà la centrale Adenauer per alimentare gli edifici IMSS, BNL, Unicredit, EMPAM e Palazzo Italia. Nella seconda fase si realizzerà la centrale Europa, che servirà il nuovo centro congressi, il complesso Alfiere, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Capitaneria di Porto Europea, l'INAIL e Intesa San Paolo. Nella terza e ultima fase, la centrale delle poste in Viale Europa sarà convertita in una centrale di cogenerazione e verrà inserita nel circuito della Smart Grid dell'EUR. Costruiamo insieme la nuova capitale.